Ho accettato con grandissimo piacere l'invito di Florindo Rubettino di partecipare a questa kermesse culturale per portare un messaggio particolare sulla nostra regione, sulla storia dell'arte della nostra regione, perché in tanti crediamo proprio nella necessità di far evolvere gli studi su frontiere nuove. Questa sera, infatti, parlerò proprio di questo aspetto un po' particolare, un po' singolare se vogliamo, cioè di come la Calabria sia stata certamente al centro di una committenza continua di opere, di capolavori provenienti dal resto del Viceregno prima e poi del Regno di Napoli, ma sarà anche interessante capire come la Calabria sia stato un luogo dove i messaggi artistici sono stati immagazzinati, sviluppati, sviscerati, vissuti e poi trasformati in un prodotto artistico di primissima qualità. Quindi stasera cerchiamo di coinvolgere l'uditorio su questo aspetto nella speranza che sortisca comunque interesse, che ci sia poi una rinnovata attenzione verso l'importanza del nostro tessuto storico-artistico che potrebbe essere un vero e proprio trampolino di lancio per la cultura calabrese.